A seguito della comparsa delle varianti e in conseguenza dell'emergere di focolai caratterizzati da intensa attività virale, sono state implementate diverse di queste zone rosse o arancioni rafforzate anche a livello subregionale. Proprio negli ultimi giorni è stata segnalata da parte di 5 regioni la necessità di ben 25 zone rosse, alcune decise a causa dell'insorgere di focolai epidemici dovuti a variante inglese, altre alla presenza di variante brasiliana o sudafricana. Tali misure restrittive sono indispensabili. Siamo consapevoli che esse comportano sacrifici, ma non vi è altra strada in questo momento per evitare un peggioramento del quadro epidemiologico. C'è tutto l'impegno del Governo a promuovere congrui ristori per quelle attività economiche ed imprenditoriali che stanno pagando a caro prezzo le misure di contenimento e di mitigazione. Questo, a mio avviso, deve valere per le ordinanze nazionali firmate da me settimanalmente, che d'ora in avanti andranno in vigore a partire da lunedì, come quelle subregionali assunte sotto la responsabilità delle amministrazioni territoriali. L'evoluzione del quadro epidemiologico merita di essere seguita con la massima attenzione. Dovremo verificare passo dopo passo se le misure siano adeguate a fronteggiare la situazione che va delineandosi. La bussola per me nella scrittura del prossimo DPCM, che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, deve essere sempre il principio di tutela e salvaguardia del diritto fondamentale alla salute sancito dalla nostra Costituzione all'articolo 32. Nella battaglia a questo terribile virus che ci ha colpito così duramente, non dobbiamo avere esitazioni. Limitare la diffusione del contagio sino a quando la campagna di vaccinazione non ci consentirà di arginare definitivamente il Covid e le sue varianti sono i presupposti indispensabili per tornare a far crescere in modo stabile, sostenibile e giusto il nostro Paese. La vittoria sanitaria è la prima indispensabile mattonella per far ripartire davvero il Paese. Non ci può essere vera crescita economica senza sicurezza sanitaria. Accelerare la campagna di vaccinazione è anche in questo senso l'obiettivo fondamentale che dobbiamo e vogliamo perseguire per sconfiggere nei tempi più rapidi possibili il Covid.